Vegeta è morto e l'ho ucciso io. Forse qualcuno si ricorda di questa idea di cui parlo da ormai 10 anni. E proprio nel 2009, con Maurizio Merluzzo, abbiamo tentato un primo esperimento. La prima idea è stata quella di fare uno spettacolo teatrale con il principe dei Saiyan. Però volevo anche fare una bella locandina. E quindi per farla ho radunato un bel gruppo di giovani nerd. Maurizio, te lo ricordi? Beh, che dire. Sono passati tanti anni. Sono passati tanti chili, tanti capelli. Chi per quel... cioè, insomma, è un po' di tutto per tanti e tanto... per tutti. Mi ricordo quel periodo, me lo ricordo benissimo, perché con Gianluca ci sentivamo un sacco per parlare proprio di questo spettacolo e andavamo a cena fuori, insomma, ci vedevamo un sacco. E quel giorno me lo ricordo particolarmente perché ci siamo veramente divertiti. E poi rivedermi così secco, così giovane, mi ha fatto un'impressione. Comunque, ragazzi, ricordatevi una cosa, e qui non si discute: Vegeta è morto e l'ha ucciso lui. Ma l'ho ucciso io e lui che lentamente sta uccidendo me. O ci stiamo uccidendo insieme? In ogni caso, ne è uscita fuori una giornata di shooting fighissima, dalla quale è venuto fuori a sua volta un piccolo backstage. Questo. Pochi minuti, non si spegne questa telecamera. Volete sapere perché vi racconto questa storia? Perché finalmente Vegeta è morto e l'ho ucciso io. È diventato una realtà e potrete vederlo qui tra una settimana in tutta la sua aura potentissima. E sono sicuro che non ve ne pentirete. Parola del principe dei Saiyan. Non ho capito bene, terrestre. Chi sarebbe il principe dei Saiyan? Ok, insieme. Parola del principe dei Saiyan. Era uguale. Non è vero. Era identica. Bene, terrestri. Se questo video vi è piaciuto e fremete dalla voglia di vedere le puntate della serie a partire da mercoledì prossimo, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e seguite la mia voce anche su Facebook e Instagram. Ci sarà da divertirsi. Parola del principe dei Saiyan!